sono al 20% di fronte al 39% circa di Vincenzo Bernardoni, candidato del centro-sinistra. Si profila quindi una sorta di testa a testa con il candidato dell'UDC, Lista Civica Civita Parmigiana, Edu Baldi, che è poco sotto la quota della lista di Beppe Grillo. Innanzitutto ve lo aspettavate questo risultato? Ma diciamo che sicuramente non ci aspettavamo il 20%, però sul ballottaggio ci abbiamo creduto da subito, perché secondo noi era la nostra portata, sia per la situazione in cui versava la città e quindi che ci sarà da risollevare, e sia per il fatto che sempre di più i partiti, come dicevate adesso, fanno di tutto per inimicarsi i cittadini. Noi abbiamo lavorato sul territorio, con i nostri programmi, facendoci conoscere e siamo stati premiati. Ecco, chi è Federico Pizzarotti? Federico Pizzarotti è stavo dicendo ragazzo, ma forse non è il termine più appropriato, di 39 anni, che da pochissimo si impegna in politica e ha deciso di impegnarsi proprio per cercare di cambiare le sorti della sua città, anche non del suo paese, insomma. Modo di sentire da Pagrino? Così.